Benvenuti a questa conferenza locale della sanità. Quello che ha fatto la Regione, la Protezione Civile e tutti quelli che sono intervenuti, i volontari, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito dalla stampa, ma anche i sindaci, anche noi, io in particolare, di un certo col sindaco e con i colleghi del Comitato di Rappresentanza, siamo stati alla matrice. Abbiamo convocato una riunione del Comitato di Rappresentanza il 7 di settembre e lì era presente il sindaco di Farasabina, Basilicata, il sindaco di Magliano Graziani, io in rappresentanza del sindaco di Rieti e ci siamo incontrati col sindaco di Amatrice. C'è il verbale poi per chi lo potesse vedere, ma la sintesi dice: i presenti, dopo aver ribadito al sindaco Pirozzi la solidarietà e vicinanza per la calamità che ha colpito la città di Amatrice, hanno analizzato con il medesimo l'attuale situazione sanitaria della stessa, prendendo atto della struttura PAS, realizzata in considerazione dell'inagibilità della struttura ospedaliera, riesce a far fronte alla situazione attuale. Per cui noi ci siamo resi conto, qualche giorno dopo l'evento, che comunque da un punto di vista sanitario la situazione è sotto controllo e quindi possiamo confermare quello che è stato detto qui. Alla luce delle considerazioni espresse, il Comitato di Rappresentanza si impegna a convocare a breve la conferenza locale, oggi, questa conferenza qui, al fine di condividere con l'intero territorio provinciale l'impellente necessità, oltre che la ripresa dell'attività scolastica, di ristabilire la piena funzionalità di una struttura ospedaliera che garantisca la vita ai cittadini. Lì ci siamo resi conto che le battaglie che questa conferenza dei sindaci, oggi non posso però fare a meno di rammaricarmi che su 73 sindaci ne sono presenti 15. Questo se per non, me. Se non arrivano gli inviti, però è un problema. Questo è un discorso che io accetto perché sono io che ho curato insieme alla segreteria del sindaco. Ho capito, però c'è qualche carenza. Sì, ma cercheremo di, come posso dire, anzi, coloro i quali, essendo presenti qui, non hanno ricevuto l'invito, cortesemente se mi danno una mail certa, così dalla prossima volta. Ci sono le PEC, tutti i sindaci hanno una PEC. Allora, se voi volete adesso crocifiggere Rossana Tarani, no, io non ci sto, abbiate pazienza, insomma, perché poi mi ha parlato la stampa. Voglio dire, il fatto che il sindaco da te, il sindaco di Carone ci stia. Ho saputo alle 3:20. Vabbè, avete saputo però. Sono allora, diciamo, qui. Io credo che questo sia un formalismo. No, non è un formalismo, uno deve venire a capire di che cosa stiamo parlando. Va bene. Comunque io per quello che mi riguarda, guarda, chiedo scusa di queste, come posso dire, questi contrattempi. Allora ci siamo resi conto comunque le battaglie che abbiamo fatto come conferenza dei sindaci nel 2014, quando chiedemmo con forza che il presidio di Amatrice fosse dichiarato presidio ospedaliero in zona disagiata, con l'area di superficie, quando chiedemmo che questo territorio, in quanto area interna, fosse dichiarata zona particolarmente disagiata, abbiamo avuto ragione. Immaginate se non c'era l'area di superficie. E quindi, per dire che non siamo all'anno zero, ma oggi dobbiamo prendere coscienza di questo perché le cose migliorino. È venuto a visitarci anche il Ministro della Salute, sono stato ad accompagnarlo all'ospedale perché il sindaco era occupato col Presidente del Consiglio e ha potuto verificare che, insomma, chi c'è stato sa che sembrava, come posso dire, una zona di guerra, però il Ministro ha verificato che tutto andava secondo, come posso dire, andava bene, perlomeno in quella fase emergenziale. Allora però noi oggi dobbiamo fare tesoro di quello che è successo e dobbiamo elaborare, secondo me, ma questo poi sta, come posso dire, alla discussione con i sindaci, un documento che riconosca, che insomma, in qualche modo tenda a far riconoscere ufficialmente questa zona come zona particolarmente disagiata. E io parlo di tutta la provincia di Rieti. Quando a un certo punto crolla pure la Salaria verso Ascoli Piceno,
Non possiamo dire che siamo vicini ad altri ospedali. Potrebbe succedere anche sulla Salaria. Allora, a questo punto, chiaramente la fragilità del territorio è, come posso dire, è stata evidenziata dal terreno. Esistono anche altre criticità che noi dobbiamo sottolineare. Come voi tutti sapete, esistono dei progetti che tendono in qualche modo a smembrare o ad accorpare la nostra ASL. Bene, questo noi dobbiamo contrastarlo. Questo, se è vero, e oggi voglio dire, non c'è più bisogno di prove per dimostrare che questa è una zona particolarmente disagiata per i trasporti, per le ferrovie, per come posso dire, per il grado di esposizione alla sismicità. E allora la ASL deve restare a presidiare questo territorio. È chiaro che se a Roma non funziona, che posso dire, il servizio INPS dell'ospedale INPS, ce ne sta uno a 3 km, 5 km, 10 km, quindi l'accessibilità alle cure è garantita. Per cui questa è una cosa, non è un dibattito, secondo me. Allora, su questo dobbiamo batterci, quindi. E quindi io dico di elaborare il documento questa sera stessa da sottoporre agli organi preposti, in cui questa sia la prima cosa. L'ospedale San Camillo dell'Ex ha retto, ma noi se il 6,1 invece di avere l'epicentro alla Tavice avesse avuto l'epicentro a Cordigliano, vanno per parlare il comune di Toro, avrebbe retto il nostro ospedale? Ecco, io credo che molti cittadini ci hanno avvicinato, sono preoccupati, cioè vogliamo, come posso dire, in qualche modo che qualcuno ci certifichi che questo ospedale sia sicuro da un punto di vista sismico. Uno ormai ce l'abbiamo. E poi chiediamo che alla matrice sia ristabilita una struttura ospedaliera, come posso dire, adeguata sismicamente. E questo è per quello che riguarda le strutture. Poi il personale che serve, in qualche modo deve essere concesso, noi chiediamo che venga concesso non con lo scorrimento delle graduatorie nazionali, regionali, fanno solo perdere tempo, perché per quanto noi possiamo voler bene a questo territorio, i colleghi, siano essi medici, infermieri o altri, che vengono a lavorare lì, la maggior parte, hanno, come posso dire, radici altrove, quindi è un momento di passaggio. Allora qui è una peculiarità che bisogna affrontare, e quando si garantiscono, io dico, non è che possiamo ragionare contro la legge, ma no, la legge c'è, quindi i trasferimenti sono dati, per esempio, ma contestualmente chiediamo la sostituzione. Se l'infermiere X chiede il trasferimento a Latina, lui andrà via quando ci sarà il sostituto. Questo è un minimo, mi sembra, come posso dire, che possiamo chiedere. E poi, che cosa bisognerà fare, secondo me? Che siano autorizzate alla ASL le procedure concorsuali, che in qualche modo cercherà di reclutare il personale possibilmente nel territorio, certo nel rispetto della legge, insomma, voglio dire. E in questo modo ci sarà, come posso dire, una programmazione più efficace, anche la ASL e gli operatori saranno più sereni. Questa comincia a essere un'azienda di precari, in questo modo non si va da nessuna parte. Chiaramente io credo che in questa sede noi non dobbiamo fare l'elenco di quello che serve, perché in realtà, se vogliamo essere onesti e obiettivi, noi abbiamo avuto un'attenzione da parte della Regione, perché a oggi, per chi non lo sapesse, sono stati espletati il concorso per il primario di pronto soccorso, primario di ostetricia e ginecologia, il primario oncologo, il primario di chirurgia generale e, se sbaglio, sta in via del psichiatra. Quindi, voglio dire, per quello che riguarda il primario di oncologia, tenete presente che il dottor Capparella è andato in pensione il 1 ottobre dell'anno scorso, ricoprire il posto d'eroe, procedura concorsuale, con 11 mesi, di questo si tratta, se non sbaglio, è
come posso dire, sono tempi ragionevoli, quindi vivendo in mezzo a pubblica amministrazione. Allora, noi chiediamo che la cabina di regia, la burocrazia regionale stia molto attenta a questo e in qualche modo conceda quello che serve e che sicuramente la, la direzione generale saprà indicare, naturalmente lo siamo a disposizione per collaborare. Un'altra cosa che chiediamo è la revoca o modifica del decreto dell'accorpamento del laboratorio analisi di Rieti con il sangue imponevole. Ma io non lo sto dicendo perché era una mia creatura, no, perché è assurdo, cioè io adesso non ripercorro il percorso che ha portato a un unico laboratorio in tutta la provincia, ma immaginate che una mattina succede qualche cosa del genere e non si possono portare i prelievi a Roma, io solo questo dico. Allora, qui bisogna in qualche modo che questo decreto venga modificato o prevenuto. Poi chiediamo l'attivazione della Casa della Salute a Rieti, io parlando con il sindaco Graziani, anche leggendo la Casa della Salute, che è un'esperienza che ormai funziona. E poi per ultimo, ma non perché ultimo, questo forse è l'argomento più importante, noi chiediamo che la quota capitaria, finanziamento che la regione riconosce a questo territorio venga mantenuta così com'è. Esistono atti ufficiali, esiste la concreta possibilità che la quota capitaria venga ridotto del 30% circa. Beh, insomma, comunque ridotta in maniera sostanziale, questo significa che nelle casse della ASL non entreranno più quella cifra che entrerà quest'anno, entrerà l'anno scorso, ma molto di meno. Questo significa una serie di cose che io non voglio manco rinunciare perché sono tutte spaventose. Allora, quello che io propongo, che il sindaco, perché io sono, come posso dire, un suo collaboratore, di preparare un documento sulla base di questo e di quello che emergerà dalla discussione, da sottoporre alla politica regionale, che in questo momento è molto, molto attenta, non solo quella regionale, alla situazione del nostro territorio. Io con un piccolo episodio personale, rapidamente, io sono stato domenica e lunedì all'assemblea dei presidenti della Lega Italiana Lotta contro i Tumori a Roma. Bene, da Torino a Catanzaro, quando abbiamo parlato, c'era pure il ministro Lorenzini, quando abbiamo parlato di Amatrice, c'è stato, come posso dire, una vicinanza che faceva commovente addirittura, che poi si sostanzierà in progetti di ambulatori mobili e quant'altro che vedranno la luce nei prossimi mesi appena. Però voglio dire, oggi il focus è sul nostro territorio, grazie anche al brand di Amatrice, è, come posso dire, è molto forte. Allora dobbiamo in qualche modo, come posso dire, trarne dei vantaggi dell'interesse generale. Ora, innanzitutto, chiaramente questa esposizione è stata un'esposizione magistrale, perché io, pur essendo medico, non conoscevo minimamente quella che voi prestate come servizio, che hanno fatto una cosa eccezionale e superlativa. È chiaro che davanti a questa emergenza, diciamo, la ASL di Rieti ha funzionato, diciamo, molto bene. Chiaramente c'è stato una serie di interventi che sono stati in un certo senso apprezzati anche al di fuori della nostra provincia. Per quanto riguarda il presidio ospedaliero di Amatrice, veramente è venuto giù, ci sono soltanto numeri di macerie, sì, però diciamo è inagibile, ma chiaramente sarà importante meno, perché visto che ci troviamo in una zona sismica di prima categoria e tutto il territorio del Matriciano, soltanto io provengo dalla messa, anche noi abbiamo subito dei danni e ad oggi su 39 sopralluoghi effettuati in direzioni private ci sono stati 14 ordinanze di sgombero, quindi diciamo che la zona è questa, tutta la parte dorsale dell'Appennino
collegata sia con le faglie, con la faglia della Vannerina, sia con la faglia del Marche. Quindi questo che comporta? Questo comporta che oltre, diciamo, ecco, andando oltre l'emergenza sanitaria, è importante avere una viabilità degna, perché se noi siamo una zona ad alto rischio sismico, è giusto pure che i mezzi di soccorso possano transitare naturalmente e senza problemi attraverso la Casalaria. E addirittura è scandaloso che ci siano delle zone a livello amatriciano, perché io la frequento, che non sono coperte dalla rete telefonica. Questa è una cosa scandalosa, quindi praticamente qui è un discorso che poi bisogna fare a livello provinciale per chiedere proprio questa messa in regola, insomma, di queste zone. Per quanto riguarda come comune, ho visto che c'è stato un rafforzamento del distretto di Antonio. Noi siamo disponibili, abbiamo un distretto che è agibile, quello che visitato, quindi praticamente c'è questo studio che opera a Leonessa. Noi siamo disponibili a frenare questa ondata di mobilità passiva che purtroppo in questa situazione si è venuta a verificare verso altri lidi, per cui chiediamo, insomma, se è possibile, noi mettiamo a disposizione il nostro distretto e possibilmente rafforzare i presidi specialistici che sono in loco. Ci hanno parlato con la dottoressa Tomassoni in sede secondo la sede e sappiamo che stiamo lavorando, l'ASL si sta sforzando e questo, diciamo, ne rendiamo conto. Per quanto riguarda un plauso anche all'associazione di volontariato che hanno veramente operato in questa fase di emergenza. Io faccio anche parte di un'associazione, l'ANS, quindi ringrazio la dottoressa, già ci siamo scambiati una parola prima di iniziare questa riunione. Chiaramente, se si va a vedere bene, quando ci sono queste calamità e c'è disponibilità di mezzi, di uomini, tutto viene, diciamo, in un certo senso positivizzato. Noi alle 3:34 del 24 di agosto avevamo un'emergenza sangue. Noi stavamo sotto 1500 sacchi di sangue in tutta la regione. Chiaramente è venuta a verificare questa emergenza. Questa emergenza si è tutto sommato portato questa ondata. Noi in 5 giorni nella regione Lazio abbiamo raccolto 1500 sacchi di sangue. Però chiaramente questi 1500 sacchi di sangue a 14 scale, 14 ottobre, è stata, diciamo, un iperafflusso eccezionale e molto probabilmente anche non ha portato, diciamo, a quel miglioramento al momento, ma 1500 sacchi vanno in scadenza. Possono utilizzare, sì, ma qui il problema è a livello regionale, Quindi quello che chiedo io, dottoressa, è che si possa contribuire, noi già contribuiamo a coprire quel gap che purtroppo rimane tra le sacche raccolte e l'autosufficienza della generazione. Ogni anno sono 85.000 sacche che vengono a mancare. Noi chiediamo anche a nome dell'Avis e delle varie sezioni comunali, quindi vari sindaci che hanno Milano, che hanno Antropologo, che hanno le sezioni Avis, che ci sia maggiore disponibilità e in questo modo possiamo, insomma, garantire un ulteriore apporto di sangue. E per quanto riguarda il decreto, delle officine trasfusionali, caro Federico, purtroppo c'è, quindi noi ci hanno accorpato all'ospedale San Filippo Neri, però posso dire una cosa, anche prego, in questa fase in cui abbiamo raccolto il sangue all'interno dell'ospedale c'è stato pure il superamento anche del rischio del virus del Nilo, per cui hanno autorizzato la raccolta. Per cui chiaramente non c'era bisogno di mandare se uno era soggiornato, che oggi il virus del Nilo si trova anche a Rieti, quindi chiaramente questo è anche un pregio e un vantaggio per la sanità laziale che ha permesso questa autorizzazione. Quindi in ultimo, ecco, noi siamo disponibili a offrire e mettere a disposizione il distretto sanitario e quindi ecco, tutto qua. Buonasera, innanzitutto per ringraziare, diciamo, questo momento che in qualche modo ci trova a condividere le esperienze che, insomma, in primo luogo hanno fatto i colleghi sul posto, tutto il servizio sanitario, le istituzioni e così via. Quindi, diciamo, da parte delle istituzioni investitori, in questi casi penso che
sia il momento che si testano, si, no, sono delle, purtroppo non più delle simulazioni, ma sono scendere in campo meglio. Io personalmente nella mia esperienza, insomma, io ho vissuto il sisma dell'Irpinia in prima persona, ma quando c'era la Protezione Civile, Franco Zambertetti però come proprio quando l'esercito faceva diciamo, tutto quello che riesco a fare la Protezione Civile e le altre istituzioni. Ma dico questo perché quello che adesso c'è, che è stato brillantemente affrontato, il dramma è veramente c'è, ci viene riconosciuto a livello internazionale. Non lo dobbiamo disperdere e dobbiamo farne tesoro per quanto riguarda tutto quello che viene adesso in poi. Perché tante di quelle considerazioni sono state fatte prima, penso che siano fondamentali per ricreare le condizioni di vita in quei luoghi, per cui diciamo che l'azione, diciamo, quella lontana dal momento è quella più difficile per certi aspetti. È come l'acuzie e la cronicità delle malattie, no? A volte nell'acuzie tutti ci spendiamo, proprio nella cronicità ci si può dimenticare, per cui ricostruire tutto quello che c'è nel tessuto sociale e istituzionale per far fronte alle necessità e alle esigenze di quel territorio, ma non solo, come è stato detto prima, anche della rete, dell'integrità di tutta quella che è la provincia e diciamo le zone limitrofe, perché mettendo insieme, cioè quei territori si leggono se esiste lì, esiste l'ospedale, esiste la prefettura, esistono i comuni che in qualche modo rispondono a queste esigenze. Per cui un applauso a tutti quanti. Noi per quanto riguarda la Sabina vogliamo ovviamente, penso, rafforzare quello che è un territorio che in qualche modo si deve sorreggere a vicenda, e soltanto così possiamo pensare di dare speranza, quello che è stato detto prima, a chi poi deve affrontare il futuro in queste condizioni. Quindi grazie, buona ripresa tutti insieme per far vivere questi territori. Volevo ringraziare la direzione della ASP perché in una fase critica come quella che ha vissuto il nostro territorio a seguito dell'evento sismico, nonostante le critiche e le difficoltà in cui si dibatte la sanità pubblica, mi sembra che sia stata data una risposta eccezionale. Quindi sotto questo aspetto io credo che assolutamente debba essere preso e dato merito di aver fronteggiato una situazione della quale sicuramente nessuno si aspetta mai di dover appunto risolvere situazioni gravissime per le quali esperienze fortunatamente insomma non ce ne sono. Detto questo, io credo che hanno fatto bene a rimarcare l'assenza dei sindaci. Questa è una cosa che io credo che dobbiamo assolutamente, il sindaco del Comune di Chieri, credo che debba, anche facendosi intervenire di quello che è un po' il sentimento di questa assemblea, faccia presente che è necessaria una maggiore partecipazione. Anche perché io credo che come qualcuno che mi ha preceduto, passata la fase dell'emergenza, dobbiamo anche capire come superare queste difficoltà, come ricostruire i servizi e le condizioni di vita di quelle popolazioni in un contesto di difficoltà generale che oggi vivono quelle popolazioni, ma che noi da sempre lamentiamo in tutto il territorio. Io credo che quindi sia importante è fondamentale recuperare una discussione di tutto il tempo, non solo per la solidarietà che è dovuta a queste popolazioni, ma perché tutti debbono essere coinvolti nel processo di ricostruzione di strutture e servizi che siano degni di ricostruire una vita civile che si possa definire tale. Mi sembra che ci sia, rispetto a questa cosa, dicevate il dottor Zerboni, c'è attualmente, diciamo così, una disponibilità, una sensibilità mostrata da tutte le istituzioni, noi dobbiamo capitalizzare questa situazione, credo che dobbiamo farlo avendo però le idee chiare. Io credo che
che propongo, che abbrevia, al di là di quello che sarà il documento che condivido e possiamo sinteticamente fare, dovremmo però riconvocare a breve scadenza una conferenza dei sindaci con una proposta dell'azienda che in qualche modo superi l'attuale situazione di criticità e ponga le questioni che qui erano state già evidenziate. La ricostruzione dell'ospedale di Amatrice in un contesto nel quale ovviamente va ricostruito tutto, non solo l'ospedale, ma va costruito tutta una rete di servizi fondamentali. Come si colloca la tempistica di queste cose? Lo stesso discorso vale per le aziende e io condivido appieno quello che è l'esame che è stato fatto rispetto alla condizione del tessuto sociale che deve rimettersi in movimento sulla base di quella che è la cultura del territorio e la base culturale non solo è quindi produttiva, in questo caso di allevamenti. Ovviamente questo è, per questo va prestata una particolare attenzione. Io sono peraltro capofila della strategia delle aree interne, che è stata anche citata dal dottor Zecconi, e domani c'è una convocazione a livello regionale appunto per questa strategia, e mi sembra che abbiamo dato anche un'accelerazione al processo di definizione di quello che sarà l'accreditamento di questa strategia per il nostro territorio. Però questa strategia comprende 31 comuni che vanno dal Turano fino alla Matrice, al Massano. Ovviamente mi sembra di aver capito che c'è la intenzione di costituire una subarea appunto per le zone colpite dal terremoto. Però io credo che queste scelte debbano essere fatte dal territorio e il territorio deve appunto attraverso la partecipazione attiva esprimere quella che sarà la necessità di costruire prioritariamente le strutture e i servizi necessari per ripopolare, per ridare vita ai territori colpiti dal terremoto, ma in un contesto nel quale non si perda di vista lo sviluppo complessivo di tutto il territorio, perché di fatto la strategia delle aree interne parte dal presupposto che tutta la zona, anche prima del terremoto, fosse quasi a livello di sottosviluppo. Quindi le risorse dovevano servire a dare questa spinta perché superassero queste difficoltà. Oggi abbiamo però una situazione ancora peggiore perché dobbiamo ricostruire nell'emergenza un tessuto produttivo, sociale, importante. Quindi io credo che rispetto a questo dobbiamo interloquire, interagire sicuramente con le istituzioni locali, non solo la ASL, ma con tutte le istituzioni, in questo caso con la ASL, per definire un percorso che ci debba portare appunto a stabilire quali sono, in un ambito di temporale che può essere di immediato, medio e lungo periodo, a comunque definire una strategia che ci porti fuori da questa situazione, perché altrimenti dire facciamo l'ospedale quando questo non è accompagnato dai servizi territoriali diventa sicuramente problematico. Quindi io credo che bene abbiate fatto a convocare la conferenza dei sindaci. Io mi spiace il disguido che c'è stato rispetto a questa cosa, ma credo che sia proprio per questo importante coinvolgere i sindaci, che anche nella fase di decisione uno bisogna assumere le proprie responsabilità, e credo che i territori in questo debbano esprimersi. E si fa, questo lo si fa nella chiarezza e non e superando anche, diciamo così, queste difficoltà. Quindi noi per la prossima assemblea, conferenza dei sindaci, eventualmente faremo un modo di indicare, diciamo, il sindaco che sarà presente nella conferenza stessa, e proporremo anche quelle che saranno le nostre
il nostro punto di vista sia su quello che è l'emergenza delle zone terremotate, in un contesto però che veda anche il mantenimento dei servizi. Io parlo di mantenimento perché in questa fase mi sembra che qui purtroppo si parla di mantenimento, non di potenziamento. Quindi assolutamente io credo che non possiamo permetterci di sottovalutare questa cosa, perché altrimenti già sono in crisi i nostri territori, avranno sicuramente ancora più difficoltà. Noi stiamo trattando di una tematica complessa e che ci vedrà impegnati per una decina d'anni, quantomeno, forse se basta, no? Perché la nostra è una preoccupazione, oltre che degli amministratori che oggi sono pro tempore impegnati nella fase, ma anche per le generazioni a venire degli amministratori. Quindi vorremmo che tutto quello che viene fatto, ovviamente venga fatto con cognizione, con la massima onestà e trasparenza. Allora, ho apprezzato quello che avete esposto, in parte ne ho conoscenza diretta, in parte no, essendo uno dei comuni che stanno là, nella Valle del Verino, quindi siamo direttamente interessati, anche se non fosse altro, perché la nostra funzione abbiamo svolto più cose nella vita, quindi conosciamo tragicamente anche quelli che purtroppo non ci sono più, sia di Amatrice che di Comuni. E quindi vogliamo essere, diciamo, propositivi. Ci auguriamo che una futura prossima riunione, l'assemblea dei sindaci, tratti non tanto nello specifico la ricostruzione del tema legato alla matrice, perché questo, ripeto, dal mio punto di vista, una volta tolte le macerie, e penso che anche lì ci vorrà un tempo molto, molto importante, perché mi sembra che la Procura della Repubblica abbia un'idea molto diversa da quella di chi vuole ricostruire, tant'è che hanno addirittura impedito nei giorni di rimuovere le macerie, perché dovevano andare a verificare la consistenza di cemento, il ferro, il tondino, il trigrinato, il liscio. Quindi insomma, questo pure, vabbè, questo significa che a volte c'è chi evidentemente vuole operare in maniera, per carità, da un punto di vista della giustizia, che dovrà fare un corso e vedremo, poi gli saranno responsabilità quando crollano intere palazzine dotate per costruire negli anni 70. Se ancora campano i progettisti che le hanno costruite, vedremo se qualcuno risponderà, o diversamente se la regione, perché vendere case a cittadini che pensano di abitare case dignitose e resistenti, si trovano invece con 24 morti solamente nella pensione della legge. Insomma, una cosa di per sé allucinante. Noi ci riuniamo come sindaci della Valle del Bellino una o due volte a settimana, e siamo presenti e abbiamo supportato e sopportato anche un peso straordinario anche di forniture di alimenti, di entrate, carne fresca e verdure nei periodi dei primi giorni. Questo ovviamente non risulta da nessuna parte, però abbiamo fatto. Chiaramente non siamo ancora parenti, perché c'è moltissima gente che ci regala roba per chi vive nel cratere del terremoto, e noi la conferiamo. La nostra postazione è al Comune di Posta, nella palestra del Comune di Posta, da cui smistiamo poi la roba che ci arriva, che insomma è una quantità industriale. Insomma, servirebbe a un ben altro, più consistente numero di persone. A me dispiace quando non c'è
dovrò ridicare di nuovo con la signora che si insegna a stampare quello che stampa 70 pagine di chi mi manda i curricula per fornire servizi e poi lo stampano. No, è un problema perché poi quando noi abbiamo un'idea delle cose che debbono funzionare, prioritariamente pensiamo che una delle cose prioritarie sia la sanità. Necessariamente. Perché è una cosa dove prima o poi ognuno di noi ci fa i conti, o da piccolo, o da grande, o da vecchio, ma insomma è una questione che ci riguarda o ci riguarda familiarmente. Quindi ci interessa che la struttura, il mondo della sanità funzioni al di là di chi al momento svolge al meglio la funzione. Per quello che avete fatto già mi sembra abbastanza pacifico, che è stato fatto tutto quello che era possibile fare. E raccolgo anche l'appello di Fabiana, che insomma ci dice che non lo so, quando sarà andato in pensione lui non ci saranno più veterinari, spero di sì, perché insomma la matrice accumuli le nostre zone, forse ancora perché le altre hanno centinaia di imprese che vivono di zootecnia e quindi immagino che la cosa importante da fare, credo che in questa fase potrebbe essere anche importante trovare degli strumenti appunto che siano di supporto alla raccolta dell'arte, alla trasformazione, alla vendita sia del latte, dei derivati e della carne, e in questo almeno una volta potrebbe essere d'aiuto Roma, così vicina e così lontana, che potrebbe in qualche modo bypassare un po' tutte le angosce di chi deve conferire magari nella fase attuale o il latte o i formaggi o la carne da vendere che è ritornata al lampeggio e che magari si trova anche strozzato da un mercato di speculatori che vengono e cercano nella fase attuale di comprare ai prezzi più bassi possibili. Io credo che nella fattispecie noi ci dovremmo attivare affinché, e in questo senso la Regione Lazio, Hausmann, i vari assessori sono stati già avvertiti di tutto questo, anche le attività produttive, Fabiani, con cui abbiamo avuto incontri. Uno ce l'ha adesso la sindaca di Corbona con Refrigeri per consegnare il documento, l'abbiamo rilasciato ieri, che appunto vuole far sì che le attività produttive dell'area del cratere abbia un'attenzione che appunto non debba essere assoggettata al momento attuale da rapinatori che possono venire non tanto gli sciagati dentro le macchine, ma gli sciagati proprio che vengono qui a prendere la carne veramente a un prezzo irrisorio. Quindi in questa lancio anche un appello a voi che siete nel settore da tanto tempo, affinché ci sia una situazione di sinergia tra chi vive questa situazione, voi che conoscete il settore, e il mercato. E in questo senso l'assessore regionale, per esempio all'agricoltura, potrebbe svolgere una funzione di cambiare importante con i mercati di Roma. No? E quindi legarci anche a una fase di intervento che in qualche modo dia a chi vive di questo una possibile continuità di interruzione del conferimento, perché sarebbe la morte di queste imprese. Per quanto attiene ai servizi sociali, noi abbiamo attivato immediatamente con la comunità montana, di concerto con le ASL, una presenza molto importante sia a livello di sostegno psicologico. Oggi finalmente abbiamo purtroppo il dramma del conclamato di quanti orfani abbiamo nella Matriciano, che è un numero molto importante, sono 28, e qualcuno addirittura senza più famiglia, qualche zio lontano.
E quindi io credo che c'è bisogno, di tutto e di più. C'è bisogno di interventi straordinari di aiuto psicologico permanente in quell'area, anche perché tutti abbiamo vissuto chi più e chi meno tutte le altre situazioni di terremoti, no? Dall'Irpinia all'Umbria e poi di nuovo l'Umbria e poi l'Aquila, i nostri figli stavano là, qualcuno che è rimasto, fortunatamente la maggior parte si sono salvati, ma i figli che si sono salvati ancora oggi, quando c'è un terremoto, è un dramma assoluto. Quindi ci sono situazioni che evidentemente si riverbereranno per tutta la nostra esistenza. La mia preoccupazione è che, e lo dico con la tranquillità di chi dell'amministrazione crede, perché pensa che sia questo il mezzo giusto per rappresentare i territori, che dopo le grandi cose fatte alla fase iniziale si debba dare una continuità assoluta, anche perché c'è un rischio profondo che poi le nostre aree già di per sé, forse non depresse, ma insomma abbastanza depresse, a Matrice era sotto questo profilo abbastanza felice perché c'era l'ospedale, gli addetti all'ospedale, le aziende agricole, c'era un ritorno molto importante di gente che a Roma sta nella ristorazione e alla Matrice aveva portato bei soldi, insomma, con seconde e terze case, con ville, situazioni che conoscete tutti, insomma, chi ci lavora lo sa. Ma purtroppo per noi che viviamo a valle del cratere, il tema è che ci sarà accaduta, e già lo avvertiamo, una carenza assoluta di movimentazione di ritorno normale del traffico. Il venerdì, sabato e la domenica erano le attività prosperavano tutte quelle che stanno sulla Salaria, e io credo che il nostro intervento dovrà essere quello di tentare con la Regione Lazio di capire quali possano essere le misure incisive da proporre immediatamente affinché non ci sia un altro esodo in altri comuni che purtroppo si può determinare una situazione che ormai è questa, insomma. Io l'ho già espressa questa preoccupazione, la continuo ad esprimere, tra l'altro chiudo. Il giorno che è venuta l'assessore Visigni a trattare e a parlarci della proposta della legge 11 sul riordino dei servizi sociali, eravamo 5 amministratori su 73. È come oggi. Okay. Molto peggio. Anche lì non so se sia stato solo un percorso di non trasmissione, era divisa la mattina gli amministratori, il pomeriggio era il terzo settore. E lì abbiamo fatto delle osservazioni che si interconnettono molto sanità e sociale. Poi però quella legge l'ha osservata, io invito i sindaci, già qualcuno presente più c'è, ma anche voi che lavorate nel settore della sanità, ad avviare un'interlocuzione, perché molti profili del socio sanitario in questa fase possono determinare veramente il futuro della nostra provincia con tutto quello che ne può comportare, soprattutto legandolo ovviamente ai giovani, anche perché io credo che la maggior parte dei nostri ragazzi prendono altri percorsi. Comunque mi chiedo scusa se è arrivata a 13, ma io purtroppo non l'ho saputo. È evidente che insomma il documento è condito anche con altre considerazioni che credo si sposino anche con le legittime rivendicazioni dell'azienda, che naturalmente ha una posizione di esecuzione di quello che dice la Regione Lazio, però credo che possa anche giovare il sostegno degli amministratori su questo versante, perché poi
siamo tutti dalla stessa parte, siamo tutti a difesa di un sistema sanitario provinciale che ha bisogno di essere puntellato per evitare di in qualche modo depauperarsi nel corso dei prossimi anni in conseguenza di politiche, soprattutto io dico di carattere nazionale, che stanno un po' danneggiando oltremodo il sistema sanitario nazionale, perché io credo che insomma la vera questione sarà quanto peseranno i tagli che a livello nazionale arriveranno sui trasferimenti alle regioni, perché io credo che poi il nodo vero sarà proprio quello e probabilmente lo verificheremo in sede di approvazione della cosiddetta legge di stabilità, che abbiamo noi qualche anno a questa parte legge finanziaria, perché lì dentro probabilmente ci saranno questi tagli che speriamo non compromettano ulteriormente i livelli di assistenza sanitaria nei nostri territori. Quindi io credo che se non ci sono interventi contrari, se non ci sono ulteriori. No, aspetta, aspetta. Io finisco la discussione e fai sintesi. Poi siccome dobbiamo votare e noi volevamo fare una richiesta. Beh, puoi farla la richiesta, però è una cosa. Se poi avete votato, no. Diventa la votazione o non se ne fa nulla. Beh, allora diciamo che chi è legittimato a proporre cose all'assemblea sono i sindaci, che sono i soggetti attivi. Le persone che vengono ad ascoltare possono ascoltare, se l'assemblea decide possono anche esprimere un'opinione, però io credo. Non è un'opinione, è una richiesta. Attraverso una richiesta esprime un'opinione. Io credo che se la discussione è terminata tra i sindaci possiamo sottoporre a votazione questo documento, perché credo che contenga la, come dire, rivendicazione principale, che tra l'altro è stata anche oggetto delle iniziative della cosiddetta società civile, delle associazioni, quindi mi sembra che su questo riusciamo a tenere dentro tutti. Quindi ripeto, se non ci sono indicazioni contrarie, io direi di assumerlo all'unanimità. In particolare il consigliere Zepponi non era entrato nello specifico, sì. Perché, quindi non so se prevede anche, non so, nel microfono, sì, forse no. Come stai stringendo su una proposta, no? Quindi, sì. Non so, può darsi che lo contenga, ma a questo punto è giusto che lo faccia assembleare, no? È corretto, e soprattutto anche con l'occasione anch'io per pensare a quello che è stato svolto dalla direzione generale della ASCA e da tutti coloro che fanno parte della dirigenza. Abbiamo dimostrato all'ASL che c'è, e quindi questo diciamo è anche un motivo di orgoglio da parte nostra, ma è anche un momento per dire che questa ASL, come deve essere stato detto anche agli altri colleghi, visto che sono qua, è importante poter dirlo, che continui questa esperienza, ma sia implementata, sia difesa, così come ha proposto il nostro presidente Zepponi, il nostro sindaco di Vieti. Perché è chiaro che se all'ASL aspetta di così operare, a noi spetta di rivendicare. Quindi noi dobbiamo rivendicare perché voi possiate operare. E nello specifico, visto che non hai potuto dare l'elenco delle situazioni, e quindi mi sembra anche più corretto dirlo prima eventualmente che arrivare lì sul banco, sul tuo banco per proporlo, il riconoscimento di zona disagiata ne hai fatto menzione, anche tu Simone. Il secondo punto è il mantenimento di tutte le specialistiche esistenti, rappresentate al patto aziendale con la garanzia degli standard, almeno minimi, di personale attrezzatore. Non so se è comprensivo di questa richiesta, cioè io rischio magari di dire cose. No, facciamo riferimento ai deliberati della conferenza del comitato di rappresentanti del 14 agosto, io credo che questo c'era scritto, ribadiscono l'11 agosto 2014 di mantenere presso l'ospedale dell'Eglise tutte le specialità che vengono oggi erogate. Perché non sono, diciamo, colpa mia se non. No, però, mi preoccupavo di fare in modo che. Di mantenere presso l'ospedale dell'Eglise tutte le specialità che vengono oggi erogate, con conseguente mantenimento delle attuali strutture complesse. Due anni fa. E l'altro invece era la copertura automatica dei posti, questo è un aspetto molto tecnico, devo dire, non è che sono, diciamo, è il frutto di un confronto anche con l'esperienza, no, che
evidentemente sono le stesse che avete voi, poi, perché non ci siamo sentiti, purtroppo sono in realtà. La guardia automatica ha posti resi vacanti da parte del personale cessato al servizio perché da sé ci può chiamare. Comunque guarda, io faccio prima il fogliettino d'appunto che avevo fatto e penso che questo sia il compito nostro, rivendicare il più possibile perché poi si possa ottenere qualcosa più possibile dalla regione e l'ASL possa continuare il suo lavoro importante che la regione fa. Allora, dopo il contributo del sindaco di Montepiano, vai, leggiamo il documento così lo assumiamo all'unanimità se non ci sono. Allora, la conferenza locale della sanità del 28 e settembre 2016, i sindaci della provincia di Rieti, riuniti in data odierna, facendo riferimento ai documenti allegati, elaborati dalla conferenza locale il 4 agosto 2014 del Comitato di Rappresentanza del 14 agosto, che sono questi due documenti qui, in cui si parla di chiedere che Amatrice sia dichiarato ospedale di zona di San Giana, e questo poi può accettarlo, e in cui si dice nel documento dell'11 agosto 2014, preso atto ha dimostrato che l'area a tutti gli effetti zona particolarmente disagiata e quindi gli ha rimandato alla direzione generale di disporre il piano strategico dell'atto aziendale tenendo conto presente questa peculiarità. Ribadisco la necessità di mantenere quello che abbiamo detto presso il Teletis e tutte le specialità che vengono oggi erogate, e non condividendo quindi quanto previsto nel decreto Lorenzin, che prevedeva, per esempio, per alcune specialità 400.000 abitanti, eccetera, auspicando che venga successivamente modificato nei tavoli tecnici previsti. Di prevedere un adeguato piano di rientro del personale vacante, questo lo diciamo nel 2014, a cominciare dai primi marzi, per contrastare in maniera efficace il fenomeno della mobilità passiva. Inoltre, per quanto riguarda la sanità territoriale, data la popolarità geografica del territorio provinciale e le croniche carenze, di attivare finalmente i posti letto di intelligenza, di accreditare i posti di RSA, questo in parte è stato fatto, e di istituire riabilitativi necessari per bisogno delle popolazioni. Infine, con riferimento al presidio ospedaliero di Amatrice, qui lo ripariamo, in considerazione dell'assistenza dall'ospedale generale provinciale, dell'unicazione orografica, altitudine di Levezzo e zona sismica, tutto, già riconosciute dal decreto ministeriale del 2010, venga confermato quanto previsto dal citato decreto. Per quello che riguarda i laboratori, dicevamo che venga modificato il decreto, così che sia possibile continuare a eseguire l'attuale carico di lavoro sia del paziente interno che resta in via. I sindaci se ne comporteranno, si raccorderanno.